Il fumo di tabacco è una vera e propria epidemia ed è un'epidemia prevenibile che ucciderà purtroppo in questo secolo 1 miliardo di persone in tutto il mondo. In Italia cade un aereo, circa 250 persone, pieno di fumatori ogni giorno. Queste persone muoiono per malattie cardiache, per malattie tumorali e per problemi respiratori. L'aspettativa di vita di un fumatore è in media di 10 anni inferiore a quella di un non fumatore. E quindi questo è un dato sicuramente importante, quello della minor sopravvivenza. Ma noi, soprattutto ai giovani, piace rimarcare i benefici della cessazione sulla qualità della vita. Il fumatore è una persona che ha mancanza di fiato, crampi ai polpacci, il cuore che batte veloce, sudorazioni, mal di testa, soprattutto sotto sforzo. Questo a causa delle migliaia di sostanze tossiche liberate dalla combustione della sigaretta, tra cui il monossido di carbonio, che è un gas inodore, incolore, insapore, che però impedisce, al sangue di trasportare come dovrebbe l'ossigeno ai muscoli, al cervello, ai vari organi del nostro corpo. E poi ci sono le famigerate polveri sottili, il PM10, quello di cui noi ovviamente, giustamente, medici e pneumologi ci preoccupiamo quando si superano i livelli consentiti nell'ambiente atmosferico delle città. Ecco, il PM10 liberato dalla sigaretta è addirittura 20 volte superiore a quello di un motore di grossa cilindrata. Sembra incredibile, ma questo cilindrino di carta, ripieno di tabacco, libera polveri sottili in quantità enorme, sia per chi le usa che anche per chi stava vicino a chi le usa, quindi i danni cosiddetti del fumo passivo. E poi ultima, ma importantissima sostanza contenuta nella combustione della sigaretta è la nicotina. La nicotina è una vera e propria droga, quindi impedisce a chi la utilizza, di gestirne l'uso. Quindi noi cerchiamo, sappiamo quantomeno che fumare fa male e vorremmo smettere, ma nonostante questo non riusciamo a farlo. Ecco, la nicotina da questo punto di vista è la droga perfetta. Non è tanto grave il danno che essa genera, ma la sua capacità che ha di renderci schiavi. In più le multinazionali del tabacco inseriscono nella sigaretta una serie di additivi come l'ammoniaca, ad esempio, che potenziano l'effetto della nicotina di generare dipendenza. Per tutti questi motivi l'OMS ha dichiarato il fumo di tabacco un'epidemia. Un'epidemia che definisce ormai pediatrica, per sottolineare il fatto che l'età di inizio del fumo si sta spostando sempre più verso i 10, 12, massimo 14 anni, e femminile, perché molte più donne fumano di quanto accadeva nei decenni scorsi, e quindi anche le malattie fumo correlate, che una volta erano quasi esclusiva del sesso maschile, sono ormai al 50% presenti nei maschi e nelle femmine. Sono molti i motivi per cui si dovrebbe smettere di fumare. In primis i danni del fumo, ma anche e soprattutto per volersi liberare da questa vera e propria schiavitù. Non mandiamo in fumo la nostra vita.